Possiamo quindi procedere all'appello nominale dei presenti, grazie. Sì, della firma. È vero Sergio, ha ragione Sergio. Dalla prossima assemblea faremo il foglio di presenze e poi daremo conto pubblicamente del numero delle presenze, grazie. Assenza, coerente. Aste, Barbieri, Barone. No, Barone assente. Benigni, Bevilacqua, Carabellese, Catalano, Cenci, Chersevani, Ciraolo, Dalla Bona, Del Grosso, non è arrivato. De Logu, De Maio, Di Salvo, Fatano, Foschi, Galletti, Gallo, Giaconia non c'è, giusto? Perfetto. Giacovelli, Giuffrida, visto, Gosamo, Maganuco, Malinconico, presente, Martin, c'è. Ah, ecco, non l'avevo. Mastrandrea, Mazzoni assente, Morgese, Mussano, Nardo assente, ha mandato la comunicazione, Palladino, Palma, Paparo, Parisi, Pezzali, Polimeni presente, Ponzio, sì, infatti, Preti, Proserpio, Rossi, Rotondano, Rovere, Sini, Spinzo, Stanchi, Stefani, presente. Vaccaro, Vassalli, Zarzana, Zazza. Okay. 42 componenti. Ok, allora l'assemblea è validamente costituita e passiamo all'esame dei punti all'ordine del giorno. Numero uno, prima di cominciare vi dico, molti di noi hanno una spilla sulla giacca e l'adesione dell'organismo congressuale all'iniziativa contro la violenza sulle donne è un tema su cui non si parla mai abbastanza e ci tenevamo a testimoniare la vicinanza alle donne, ma è un problema che non riguarda, non è un problema di genere, è un problema che si verifica nei confronti di un genere rispetto all'altro, ma lede anche il genere maschile, lede la nostra società e la nostra civiltà. E quindi plaudiamo anche all'iniziativa del comune di Pordenone. Il 25 lunedì sarà la giornata contro la violenza sulle donne, ci tenevamo a ricordare questa data. Vi dico grazie. Vi dico anche che la prossima settimana sono invitato a Taranto per un convegno e a Taranto si sta vivendo una situazione molto, molto difficile, molto delicata, dove vengono messe in contrapposizione diretta e probabilmente anche inaccettabile il diritto al lavoro e il diritto più che alla salute, alla vita e alla sopravvivenza. Più parti si è chiesta la solidarietà dell'organismo congressuale con i tarantini e con la città di Taranto per il dramma che sta vivendo. Io vi preannuncio che porterò la solidarietà e la vicinanza dell'organismo congressuale ai colleghi di Taranto. Cerco di essere molto breve perché l'ora è tarda. Vi voglio solo informare di alcune cose che sono successe dall'ultima assemblea fino ad oggi, di cui però troviamo eco in alcuni punti all'ordine del giorno, quindi sarò il telegrafico. Una parte dell'ufficio di coordinamento è stato a Tempio Pausania il 4 di novembre. I colleghi di Tempio Pausania sono in astensione reiterata perché il loro tribunale è completamente privo di magistrati. Si è persino ipotizzato che
a parte che c'è proprio la non volontà di molti magistrati di recarsi in un luogo inaccessibile e veramente difficile, in cui è difficile vivere, perché poi Tempio Pausania, che è il luogo epicentrico del circondario, nello stesso tempo è remoto come accessibilità. Si ha però anche la sensazione che ci sia, come posso dire, un atteggiamento di quasi volontario nel non dare copertura agli uffici di minori dimensioni. Ne parliamo sul punto dell'ordine del giorno sulla giustizia di prossimità, ma la stessa sensazione l'abbiamo avuta anche nell'incontro che l'ufficio di coordinamento ha avuto a Napoli a margine della nostra riunione itinerante. L'OCF è stato audito in Commissione Giustizia Camera sul patrocinio a spese dello Stato il 7 novembre, era presente Rosanna Rovere per l'organismo congressuale, e vi dico anche che ci sono stati una serie di incontri con le associazioni di imprese di cui riferirà il gruppo di lavoro, e il 19 questa settimana l'ufficio di coordinamento, o meglio io, il segretario Ciraolo e il tesoriere Vaccaro, abbiamo incontrato l'onorevole Ermini, attuale vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. All'onorevole Ermini abbiamo prospettato due questioni. La prima è la presenza della voce libera e indipendente dell'avvocatura, della voce della rappresentanza politica, diciamo, dell'avvocatura, cioè dell'OCF, nelle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario. Era una questione di cui avevamo già fatto cenno in assemblea in passato. Abbiamo fatto un passaggio informale nei confronti di Ermini, riscontrando sostanzialmente una non che sarà accolta la nostra richiesta, perché questo è compito del plenum, ma della sesta commissione, che poi dovrebbe riferire al plenum, ma comunque abbiamo trovato accoglienza a un percorso che porti a valutare questa ipotesi, ovviamente il tutto subordinato al coinvolgimento delle altre componenti dell'avvocatura, in modo che poi non sorgano incidenti esterni all'avvocatura. Vi dico che a valle di questo incontro informale ho formalmente informato prima telefonicamente e poi con una nota il Presidente del Consiglio Nazionale Forense del percorso che intenderemmo avviare, e a questo punto occorrerà che ci sia un formale deliberato dell'Assemblea, di modo che possiamo formalizzare la richiesta. Nel corso dell'incontro con l'onorevole Ermini abbiamo anche discusso del ruolo dell'avvocatura nei consigli giudiziari. Abbiamo letto, abbiamo consegnato informalmente, ma adesso consegneremo anche formalmente al vicepresidente del CSM il nostro deliberato sui consigli giudiziari, e gli abbiamo preannunciato l'avvio da parte dell'organismo congressuale di una serie di iniziative in questa direzione. È un tema su cui noi avremo verosimilmente il favore della componente laica del CSM. L'onorevole Ermini ci ha espresso il suo pensiero riguardo all'importanza del ruolo dell'avvocatura nei consigli giudiziari, ne abbiamo già parlato, poi di quali sono le ragioni non sto qui a dirvele, ma insomma è una consapevolezza condivisa tra noi, ma non ha escluso che ci possa essere la condivisione anche di una parte della componente togata del CSM, perché vi sono delle consapevolezze in una parte della magistratura sulla importanza e sul ruolo propulsivo che l'avvocatura ha sia nel momento valutativo dei magistrati togati, sia nel coinvolgimento per le tabelle, sia per quanto riguarda le valutazioni di conferma degli uffici direttivi. E quindi anche su questo il confronto è stato molto molto positivo, e ci saranno ulteriori passi che faremo in questa direzione. Del resto non escludiamo la possibilità di avere iniziative legislative anche fra non molto tempo su questa vicenda, sulla quale stiamo coinvolgendo ovviamente il Parlamento, che è il luogo deputato a modificare l'impianto normativo.
Vi dico anche che si è costituito un tavolo per la riforma della giustizia tributaria. Avrete notato che è proseguito l'iniziativa della Corte dei Conti, come posso dire, di conquista di terreno di giurisdizione, ma quello che sorprende è la motivazione più ancora che l'iniziativa, perché dire che tutta la magistratura debba essere coinvolta potrebbe anche starci, dire che debba essere coinvolta la magistratura contabile perché è la magistratura della spesa e non la magistratura della garanzia dei diritti è un'argomentazione che è il presupposto di una ricusazione, scusate se la dico in questi termini, ma insomma voglio dire il giudice deve essere terzo, non può, si deve dichiarare terzo, deve dichiarare la propria idoneità in ragione della propria terzietà, non in ragione della propria appartenenza di parte, ma su questo poi ne parleremo, perché abbiamo lavorato, siamo stati molto presenti sul tema. Pasquale vi ha già accennato della costituzione di un tavolo per la riforma al quale siamo stati in qualche modo coinvolti e la questione sta andando. Vi dico anche che vi accenno che il documento congiunto CNF, Cassa, OCF è stato discusso in 3+1 ed è stato scritto dal +1 perché c'è stato un apporto fondamentale da parte di Stefania Martin, che si nasconde, io la vedo che si nasconde dietro gli altri, e vi devo dire che le consapevolezze e il lavoro che abbiamo prodotto come organismo congressuale hanno avuto un enorme apprezzamento da parte di tutti. Infine, oggi, ieri e oggi, è in corso un'iniziativa sull'intelligenza artificiale avviata dalla Fondazione Leonardo, alla quale sta partecipando Andrea Stanchi, che oggi non è qui per questo motivo, perché sta componendo uno dei tavoli di lavoro attivi della Fondazione Leonardo sull'intelligenza artificiale, un luogo in cui si stanno incontrando tutti coloro che si occupano della questione. L'accreditamento di OCF nei confronti in quella sede è fondamentale, e domani Andrea vi riferirà di quello che si è detto e eventualmente delle esigenze che si assumano determinazioni su questo. Sì, infine, dimenticavo, giustamente mi viene ricordato, ma oramai diciamo che se dovessi mettere degli adesivi sulla valigia di tutti i luoghi dove noi andiamo, non si vedrebbe più un centimetro quadrato della valigia. Lo scorso fine settimana, e questo è comunque un passaggio molto importante, lo scorso fine settimana sono stato invitato e sono andato insieme a Rosanna Rovere all'assemblea dell'Unione del Triveneto, che si teneva peraltro a Rovereto, eravamo tutti ospiti di Monica Aste. Ho trovato ovviamente, ma da Monica, noi. Sottolineiamo. Non glielo abbiamo nascosto, non sono venuti, non è che glielo abbiamo nascosto. E non lo sapevamo. Abbiamo avuto un'accoglienza, lo sapevamo, insomma, che l'avremmo avuta, veramente una bellissima accoglienza da parte dell'Ordine e di Monica in particolare, ma al di là di questo, che comunque è importante, la gran parte della seduta dell'Unione del Triveneto è stata dedicata all'ascolto dell'OCF. Adesso io, avendo cambiato vestito, non ho, e avendo questa di spilla, non ho la spilla di cui mi è stato fatto dono, ci è stato fatto dono, mi pare di aver capito che è una spilla che al di là di quelli del Triveneto non hanno altri. È evidente, adesso al di là delle fuori di metafore, fuori di celia, questo è l'incontro che fa seguito all'incidente di settembre, di cui abbiamo lungamente parlato. Era presente anche Patrizia Corona del CNF, quindi l'ascolto di OCF non è avvenuto in separata sede. Io non ho fatto direttamente cenno all'incidente di settembre, ma ho fatto cenno alle conseguenze che deriverebbero all'avvocatura da
liti e comportamenti escludenti, e ho fatto cenno alla necessità che l'avvocatura si muova unitariamente con approcci inclusivi di tutte le realtà. È un discorso che è stato ben recepito anche per quanto riguarda i sottotesti e le implicazioni non dette. E vi devo anche dire che c'è stato un collega componente dell'Assemblea del Triveneto che ha espresso apprezzamento, oltre che per l'attività dell'OCF, per la capacità di mediare e per la pazienza che è in grado di mostrare. Ma è stato detto come apprezzamento a quello che facciamo, non solo come apprezzamento alla pazienza e quindi a quello che non facciamo. Infine, rischiavo di dimenticare, però cercavo la data, io non la ricordo, scusate, in questo momento c'è stata la riunione dei comitati pari opportunità a Roma. Quando è stato? Riunione alla quale ha partecipato ancora Rosanna Rovere. Eri insieme a? No, da sola. Ah, ecco. E Rosanna adesso modestamente dice che ha portato i saluti dell'OCF, in realtà mi è stato riferito che ha fatto la parte del leone nelle relazioni in quell'occasione. Poi faremo un focus specifico su alcune di queste giornate. Detto questo, vi devo dire di questa mattina. C'è Walter Militi, che io saluto per Cassa Forense, che no, in realtà lui dice di venire a vedere l'assemblea, lui fa il giro della sede per vedere se non abbiamo graffiato gli infissi, non abbiamo... In realtà è in visita ispettiva, non è. Grazie Walter. Oggi abbiamo, questa mattina abbiamo avuto, credo che non sarà più così che nella stessa mattina svolgiamo entrambe le cose, abbiamo avuto un incontro prima con le associazioni forensi, quello solito mensile che teniamo, e poi abbiamo avuto un incontro con i presidenti dei COA. Sostanzialmente i temi erano due in entrambi i casi. Un tema era quello della prescrizione, ne parleremo, e altro tema era quello dell'avvio del percorso volto a un'ipotesi di riforma dell'ordinamento forense. Anche di questo io parlerei a valle della relazione sia di chi parlerà della prescrizione sia di chi parlerà della riforma. Non voglio essere io ad anticipare i temi, vi voglio solo dire che con le associazioni si è ipotizzato un percorso di prospettiva, e cioè calendarizzare i prossimi incontri incentrando il prossimo sull'idea di avvocatura nel posizionamento socio-economico nel nostro tempo, e in funzione di questo confronto calendarizzare degli incontri successivi sulle singole specifiche criticità dell'ordinamento forense e sulle soluzioni che sono più condivise, che possano essere più condivise, con un percorso che dovrebbe ragionevolmente concludersi in modo abbastanza serrato entro la fine della prossima primavera. Sulla prescrizione le associazioni sostanzialmente non hanno espresso particolari opzioni. L'incontro con i presidenti dei COA, per chi c'era potrà eventualmente confermare o meno la mia sensazione, è stato molto, molto partecipato e molto proficuo. Soprattutto ci sono stati molti interventi, nessuno pletorico e nessuno ridondante o retorico, molto asciutti e molto incisivi su entrambe le questioni. Sulla questione della prescrizione ci è stato chiesto, devo dire senza nessuna voce dissonante, e su questo poi parleremo, ci è stato chiesto di prendere
posizione anche con riferimento all'astensione, magari estendendola in un giorno, ma è stato espresso favore per quelle iniziative che comportino il coinvolgimento delle realtà territoriali in assemblee alle quali siano invitati gli organi di stampa locali, e di questo comunque parleremo, ma apprezzamento per il modo in cui l'organismo non ha operato con distinguo negativi nei confronti delle iniziative di altri, e tutti hanno condiviso la centralità del tema della prescrizione penale, su cui non si può tornare indietro. Sulla riforma della legge professionale semplicemente ci siamo limitati a fare dei ragionamenti sui ruoli e sul modo di coinvolgimento del territorio. Il metodo è condiviso, penso che dovremo fare degli affinamenti, perché il coinvolgimento dei presidenti è importante, è degli ordini, ma è importante il coinvolgimento delle delegazioni congressuali territoriali, è importante soprattutto anche il coinvolgimento delle associazioni. Insomma, questo è tutto un percorso da tracciare e ne parleremo. Io su questo mi fermerei come informazioni e passerei direttamente a questo punto al tema della prescrizione. La riforma della prescrizione penale sta per entrare in vigore, sta per diventare effettiva con il 1° di gennaio. Io non condivido personalmente, credo molti di noi non condividano, le affermazioni un po', come posso dire, fanciullesche non è male, di chi va raccontando che entrerà in vigore fra 4 anni, entra in vigore il 1° di gennaio, che gli esiti si vedono. Sì. Diciamo che dà luogo a un patronimico antinomico, ma insomma volendo. Ti piace? Il segretario la sta segnando questa. Comunque è un tema su cui si possono pensare anche iniziative di medio periodo, ma ce ne sono anche altre di breve periodo, perché altrimenti ce la troviamo senza colpo ferire. Allora, a questo punto io non dico altro, e già che Vinicio Nardo per altri impegni non è presente, la relazione era prevista di Sandro Vaccaro e di Vinicio, ne parlerà Sandro e poi valuteremo. Buongiorno a tutti. Vabbè, è inutile ripetere quello che vi ha già anticipato il coordinatore su quelli che sono stati gli incontri che abbiamo avuto. Il tema prescrizione ormai è noto. Siamo stati invitati dalla Camera Penale a partecipare alla maratona oratoria che si terrà a seguito e dopo la astensione proclamata dal 2 al 6 di dicembre. Si parla, appunto, si diceva, iniziative. Io sono molto preoccupato, come penso tutti gli avvocati, perché voi avrete notato che vi è, da quello che leggiamo sulla stampa, ma anche da contatti diretti avuti, da parte del Partito Democratico una abbastanza ferma presa di posizione: riforma del processo, altrimenti dobbiamo trovare una soluzione che sarà, penso, spero, sia uno slittamento all'entrata in vigore 1/1/2021 per dare la possibilità della riforma del processo penale. Riforma del processo penale che, bene o male, voi avrete visto quelli che sono i documenti, no, che sono stati girati, sono grandemente preoccupanti. Io l'ho girata a tutta l'Assemblea, ma in particolar modo ai componenti della Commissione del Penale, perché ci sono tante cose da dire, adesso non voglio entrare nel merito, non è questa la sede. Però quello che mi ha preoccupato sono state quelle due dichiarazioni fatte dal Ministro Bonafede, con il quale si sono interrotti di fatto i rapporti in tema di riforma del processo penale, ma non solo con noi, si sono interrotti nei confronti di chiunque, compresa l'Unione delle Camere Penali, tanto per essere chiari, con cui noi siamo in contatto, abbiamo instaurato quel rapporto che continuiamo ovviamente a coltivare e a curare. Quelle due dichiarazioni che ha fatto all'uscita dal Consiglio dei Ministri, quando ha detto è stato approvato
il processo, la riforma del processo civile, sul penale io ho fatto un'apertura che era un'apertura che di prima acchito sembrava per prendersi, diciamo, dei meriti o comunque aprire una strada anche al PD. E aveva dichiarato l'apertura della legge Pinto per il risarcimento a carico di quegli imputati per i quali il procedimento non avrà rispettato quei termini perentori, tra virgolette perentori, perché noi sappiamo che i tempi dei magistrati non sono mai perentori, della durata massima del processo, e l'altra affermazione, ovviamente, l'apertura di un percorso preferenziale per gli imputati assolti. Beh, a prima acchito sembrava, ma ragioniamo un attimo, se l'imputato è assolto, chi è che fa appello? Il pubblico ministero. Quindi ha creato un percorso preferenziale per l'appello del pubblico ministero. Cioè, esattamente il contrario di quello che voleva significare. Chiedo scusa. Di quello che ha voluto far intendere, magari invece nella sua testa era esattamente questo. Cioè, dare un percorso preferenziale per quei procedimenti, si parlava di mesi, ha usato questo termine, per gli imputati assolti, che ovviamente loro non possono impugnare, ma il pubblico ministero sì. Quindi esattamente il contrario, di modo da avere poi un condannato a vita, perché poi chiaramente questo si dovrebbe andare a ripercuotere anche nel proseguo del procedimento. E si valutava tra tutti quelli che potevano essere delle altre iniziative. Perché, signori, siamo al 22 di novembre, 1 gennaio 2020, togliamo le feste, comandate 20 giorni. E una volta che poi è entrata in vigore, d'accordo che la sua dichiarazione che gli effetti si vedranno nel 2023-2024, risibile. Tant'è vero che l'ultima volta che l'abbiamo incontrata in quell'occasione, di cui riferiva prima il coordinatore, mi sono permesso di sottolineare: scusa, ma se tu sei convinto che il procedimento penale si definisca in 3 anni e mezzo, 4 massimo, oggi la prescrizione per le contravvenzioni è 4 anni e mezzo, significa che neanche le contravvenzioni si prescriveranno mai. E allora che cosa serve sospendere il termine prescrizionale? Principio di civiltà giuridica, eccetera, eccetera, eccetera. Io sinceramente ho delle difficoltà a trovare una manifestazione, perché mi richiamo a quello che hanno detto diversi presidenti questa mattina. Sin tanto che l'Avvocatura Unita, perché non è una questione dei penalisti, e questo è stato detto, ma è una questione che riguarda tutta l'Avvocatura, non farà sentire la sua voce in maniera unita nel vero senso della parola. Quando noi abbiamo proclamato l'astensione il 25 in aggiunta a quella della Camera Penale, che riguardava quindi tutta l'Avvocatura, io parlo per il mio foro, quindi la mia responsabilità me l'assumo, ma credo che il 20% dei civilisti si è astenuto, forse do una percentuale quasi esagerata, perché tutti hanno continuato a fare le loro udienze. Nel penale siamo onesti. Quando tu vai a dire a un magistrato, comunichi al magistrato che vi è un'astensione, oggi il magistrato ha detto: oh, che bello, mi salta il processo Tizio, mi salta il processo Caio, tanto c'è la sospensione della prescrizione e quindi nessun danno. È difficile trovare una manifestazione che sia incisiva, se non quella dell'Avvocato Unito, che effettivamente, salvo quelle che sono tutelate, ovviamente detenuti e quant'altro, si astengono dalle attività di carattere processuale. Ci sarebbe quella di dire a tutti i difensori d'ufficio di cancellarsi dalle liste dei difensori d'ufficio, in modo che non vi fosse più, ma sappiamo perfettamente che è un'utopia la mia, perché non li otterrai mai che tutti coloro che sono iscritti alle difese d'ufficio si cancellino dalle relative liste. La maratona, io l'ho espresso anche ai rappresentanti delle Camere Penali, mi fa sorgere qualche dubbio, in che senso, sulla sua riuscita. Primo, una maratona, prima ora, seconda ora, poi
chi è che ascolta? Perché poi gli argomenti, signori, sono quelli. Ma soprattutto mi preoccupa un'altra cosa. Se per caso sul palco ci sale Alessandro Vaccaro, avvocato iscritto alla Camera Penale di Genova, che non conosciamo, che ha dato la sua adesione, e spara qualche bordata fuori luogo, signori, a parte chi ne risponde, quella bordata fuori luogo diventerà il titolo della manifestazione. Tutto ciò che è stato detto di termini corretti passerà in secondo piano e diventerà la parola degli avvocati, no? E questo mi preoccupa, anche quello. Oltre, ripeto, a un possibile, auspico di no, flop, perché dopo 2 ore ci parliamo tra di noi. Facciamola anche qui la maratona, se vogliamo. Ci alterniamo, e però siamo tra di noi. E io un'altra giornata di astensione da parte dell'avvocatura intera. Ma se i consigli dell'ordine, e mi riprendo e riprendo il discorso che faceva il coordinatore, che condivido ovviamente al 1000%, non diventano parte diligente, tra virgolette, di supporto a questo tipo di astensione, faremo come il 25, in cui è passato abbastanza inosservato, nel senso che non c'è stata la partecipazione che auspicavamo da parte anche degli avvocati civilisti, in questo senso inosservato. Perché io parlo su, ho parlato su Genova, tu non c'eri. Vabbè, comunque, tornando. Quindi trovare delle forme che possano fare. Sono poi doppiamente preoccupato perché si sta creando, sempre in campo penale, ed è giusto che voi ne sappiate, ne siate a conoscenza, cominciano a venire fuori le linee guida sulla linea del, da parte dei magistrati, su quella che deve essere la punizione del reo, no? Io leggo una cosa testuale, se mi ascoltate. Con riferimento alle richieste di patteggiamento in materia di reati di bancarotta, saranno tendenzialmente rigettate le richieste di patteggiamento con pene finali uguali o inferiori ai 2 anni di reclusione nel caso in cui le distrazioni siano di valore superiore ai 100.000 euro e sempre che il valore del distratto sia irrisorio o comunque percentualmente minimo rispetto alla massa, allorquando, altra condizione, la richiesta di patteggiamento non sia accompagnata da condotte restitutorie, non risarcitorie, del profitto illecito. Seconda, con riferimento alle richieste di patteggiamento in materia di stupefacenti, la riqualificazione delle condotte illecite ai sensi del 5° comma dell'articolo 73 del DPR 309, eccetera, sarà valutata con rigore allorquando si sia in presenza di plurime condotte di spaccio, anche se la quantità di sostanza spacciata sia singolarmente considerata di modesta entità. B. Analogamente, con maggior rigore verrà valutata la concessione delle circostanze attenuanti generiche nell'ipotesi di condotte reiterate nel tempo e precedenti specifici. Questo non lo scrive un PM, come tutti potreste pensare, ma è il capo dei GIP in una comunicazione mandata ai pubblici ministeri e ai VPO. Questa preoccupante, perché è in linea con quello che il governo ha fatto con la questione dell'abbassamento dei limiti, casualmente sono 100.000 anche in questo caso, delle violazioni di carattere fiscale. Perché a parte che si ripercuote, hanno abbassato i limiti anche nelle altre violazioni, oltre che la frode, e introducendola anche nella 231, quindi con le 500 quote per la società.
chi esercita, come dico sempre io, sono un povero manovale che però consuma i gradini di palazzo. È vero, la frode, e il nostro ministro l'ha descritta, perché sono quelli che si mettono a tavolino a fare carte false per frodare 100.000 euro di imposte. Però sappiamo che poi nella pratica invece c'è la Guardia di Finanza che fa e ritiene fatture per operazioni inesistenti, magari una mia fattura a una società Y perché la ritiene oggettivamente falsa, perché dice che io quella prestazione non l'ho resa. E in quel caso procedimento penale, e non dimentichiamoci che è stato introdotto anche il sequestro che porta sicuramente alla chiusura delle aziende. Cioè vi è un'aggressione da parte, da diversi punti, che è grandemente preoccupante. Ma dopo aver detto tutte queste cose ritorno da dove sono partito. Quali possono essere delle concrete forme di lotta da parte nostra, di dimostrazione da parte dell'avvocatura per far sentire la nostra voce? Perché fin tanto che ce ne diciamo noi le cose, mi fa piacere che vedo colleghi che annuiscono, ma le conosciamo tutti, perché potreste venire qui al mio posto e direste le stesse cose. Quali possono essere forme diverse di manifestazioni, ma a tambur battente, perché, ripeto, il tempo è quello che è. L'OCF, la voce viene data dopo. L'OCF sta facendo quello che può con le interlocuzioni, con la politica, come ci chiedevano questa mattina, e lo stiamo facendo. Abbiamo dei segnali positivi, ma di un certo tipo. Per esempio, quello che io ho notato in quel disegno che vi ho mandato, che l'unica proposta, non perché l'abbiamo proposta noi come OCF, ma l'unica proposta concreta di riduzione del procedimento penale dei tempi, cioè l'applicazione dell'affidamento in prova col giudice, da parte del giudice del merito, non c'è. E infatti adesso poi la rimanderemo ai vari gruppi parlamentari per ricordare questa nostra proposta, che effettivamente era di gran beneficio per quanto riguarda l'accelerazione della definizione del processo penale. Quindi vi ho rappresentato quella che è la situazione. Mi sembra che abbiano chiesto di intervenire Sergio Paparo. Scusate, non vedevo. Ok, sì, allora Sergio Paparo, poi c'è per Francesco Foschi, poi c'è Spinzo e in fondo Franco Palladino, credo, Raffaele. Vabbè, adesso sviluppiamo il ragionamento. Sergio, sì. Oh, voglio dire che però, guardate, non è che la giornata di astensione non abbia avuto successo, ce l'ha avuto, e come, e vi devo dire che le manifestazioni dove sono state organizzate con attenzione e con la partecipazione effettiva delle realtà territoriali hanno avuto grande riscontro e anche grande risalto mediatico. Oggi ho ribadito agli ordini, nel ricevere la loro raccomandazione nei nostri confronti di indire una giornata generale di astensione, ho ribadito che noi abbiamo bisogno comunque della collaborazione vera, reale, effettiva delle realtà territoriali. Sergio, vai. Sì, io provo a rispondere alla domanda di Alessandro, e fermo che io credo dobbiamo raccogliere la sollecitazione che ci è venuta dai presidenti degli ordini, siccome i tempi sono ristretti, deliberare come abbiamo fatto nell'altra occasione, nell'ultimo giorno dell'astensione indetta dalle Camere Penali, programmando, come abbiamo fatto in molte realtà territoriali, delle iniziative che consentano di parlare all'opinione pubblica. Il suggerimento del Presidente di Brescia di indire conferenze stampa, meglio se insieme anche alle Camere Penali, sui temi dell'astensione, credo sia opportuno. Però sulle altre forme, che è la domanda che fa Alessandro, io credo che l'organismo di rappresentanza politica debba iniziare a ragionarne. Un tempo si usava il tema delle forme di lotta, ed era un tema tipico delle associazioni, perché ovviamente le istituzioni non lottano. Noi non siamo un'associazione, ma siamo l'organismo di rappresentanza politica che si può porre legittimamente il tema, ed è indubbio che l'astensione non è uno strumento. È uno strumento utile e praticabile da parte delle Camere Penali, ma non è un argomento, non è uno strumento che noi si possa adottare.
Allora io credo che da questo punto di vista noi dovremmo cominciare a ragionare su forme alternative che siano nostre, progettate da noi, e che come tutte le forme di lotta, le proposte innovative, all'inizio possono anche non riscuotere consenso, ma noi dobbiamo, secondo me, insistere. Provo ad elencarne un paio. Lo Stato, l'esercizio della la garanzia dell'esercizio della funzione giurisdizionale dei processi in tempi ragionevoli è un compito dello Stato. Noi paghiamo le tasse, i cittadini pagano le tasse perché lo Stato ti dia istruzione, salute, giustizia, e mi limito alle funzioni principali. Noi oggi abbiamo invece una realtà, una situazione in cui lo Stato, debitore dell'obbligo di dare giustizia, decide lui di non pagare, e lo decide con questo meccanismo perverso della prescrizione, per cui il processo a quel punto può decidere di non farsi più. Bene, rispondiamo, se ne parlava con... Ma i 240.000 avvocati sono disponibili a sospendere per 30 giorni il pagamento dell'IVA, assumendosi la responsabilità? Gli fai venire i capelli bianchi al ragioniere dello Stato, probabilmente comincerebbero anche a capire qual è l'incidenza, che è una categoria, un peso specifico, e questa è solo una delle possibili. Siamo disponibili a rinviare, a non pagare il contributo unificato, che non ha sanzioni, lo faceva notare la... Sì, ma lì, ragazzi, ma però non si può... Se ti astieni, comunque perdi una... Allora, vedete, la prima reazione di un componente dell'ufficio di coordinamento dell'organismo di rappresentanza politica è una reazione, perché allora non vendiamoci che la categoria è una categoria, o pensiamo a forme. Bene, ma il contributo unificato lo fai a carico del cliente, gravi le cancellerie del compito di inviare all'Agenzia delle Entrate, poi lo devi pagare entro 60 giorni perché non c'è sanzioni, ma non mi pare la forma 30 giorni, ma non mi pare la forma più efficace. Allora io penso che noi abbiamo uno strumento, se vogliamo coniugare l'iniziativa politica, e questo da adottare in questo caso ma anche in altri, che è quello della proposta di legge di iniziativa popolare. Bastano 50.000 firme, possiamo su questo coinvolgere i consigli degli ordini, che si facciano sostenitori della proposta che verrebbe da noi, dall'organismo di rappresentanza politica, per raccogliere le firme presso le sedi dei consigli dell'ordine da parte degli avvocati, ma che puoi portare fuori. Quando le Camere penali si fecero promotori della proposta di legge sulla separazione delle carriere, hanno fatto questo, aprendo i banchieri. E questa potrebbe essere un'iniziativa nostra, forse molto più efficace della maratona oratoria, che ci consentirebbe, nel chiedere l'adesione e la firma dei cittadini che passano, di spiegare direttamente le ragioni. Io credo che questo dovremmo noi proporlo come strumento, perché questo tu lo puoi fare su qualunque terreno, su qualunque iniziativa di proposta normativa. La proposta di legge di iniziativa popolare ti imporrà al Parlamento, e 50.000 firme non sono un'esagerazione, è solo un problema di organizzazione, imporrà al Parlamento di discuterlo, il presentatore avrà diritto di partecipare e di presentare in commissione, è un modo a lungo andare di accreditare. Io credo poi tante altre non ce n'è iniziative. L'ultima potrebbe essere, e questo però va ovviamente esaminato per bene, la sospensione da parte delle istituzioni forensi, se davvero, di alcune funzioni di quelle che gli ordini chiamano sussidiarie rispetto allo Stato, quale forma di pubblica protesta nei confronti dello Stato che vara. Provato di dare qualche risposta a quella tua angosciata e angosciante domanda. Grazie Sergio. C'era Foschi, credo. Poi Spinzo, poi Franco Palladino, se ricordo bene, e Raffaele Fadano sicuramente, e non mi pare altri al momento. Allora, per essere sintetici, perché poi dopo quello che è già stato detto, insomma, cioè, non c'è tantissimo da aggiungere, se non rispondere al quesito accorato.
perché il canale politico, mi sembra di capire, pende su quella speranza di votazione che, insomma, vabbè, vediamo quello che succederà. Cosa fare? Condivido e mi piace molto, ma lo dico proprio, l'idea della legge di iniziativa popolare, perché sull'astensione, che ha avuto risalto, perché l'ha avuto, perché l'intervento di OCF anche sul civile col giorno in più è stato preso in considerazione, però sappiamo che queste iniziative, come anche le ho sperimentate a suo tempo nel nostro ordine a Forlì Cesena, di sospensione per i nostri problemi locali dei servizi sussidiari, crea conflittualità con i colleghi, non capiscono direttamente, dovrebbero capire, ma entriamo nel tema dell'unitarietà dell'avvocatura, questo tema. Cosa fare per parlare su un tema politico scottante? Perché in un periodo in cui, per segnalare i problemi, si parla di gattini, di sardine, di scatole, di acciughe, capitoni, cioè sembra di stare alla vuciria, e di pinguini, è il famoso quesito: se devo parlare come parlo al cliente, se devo parlare alla politica, al mondo esterno, entra anche il tema della comunicazione esterna, cosa devo cominciare a dire? Io feci un messaggino, mi ricordo, spot pubblicitari, cioè mi rendo conto che è qualcosa di alieno, ma se devo parlare fuori, se devo mettere in crisi la politica, il governo su un punto, ho voglia di fare degli scioperi, fa spallucce. Secondo me non leggono neanche le statistiche di quanti hanno partecipato. Sì, vabbè, i soliti avvocati che hanno protestato. Adesso è tardi, ma se riesco o propongo una campagna anche mediatica, adesso non mi metto a fare io il media, il social media manager, ma continuare a parlare di tecnicismi al mondo esterno, della prescrizione, non li capiscono. Io sono due giorni che sto guardando, prima di venire, tutti i forum in cui si parla di prescrizione, non c'è verso, non... voi avvocati, vi conviene, causa che pende, follie. Allora, se io ti porto la storiella, il racconto di Tizio che è stato 20 anni sotto processo, della mia cliente che probabilmente ha abortito perché ha aspettato 15 anni un'udienza preliminare, poi quando è arrivata aveva 45 anni e il figlio se l'è dimenticato negli ingranaggi della giustizia, spot del genere, che non dico la campagna in televisione, avessimo i soldi, forse chissà con quei 2 milioni di cui parlavamo prima, che costano peraltro, non dico toglierli, ma anche una piccola parte potrebbero, e non c'è tempo adesso per organizzarli, ma una campagna anche mediatica, con solo degli slogan. Poi il tema, da 20 anni aspetto un processo, ci sono invecchiato, c'erano le pubblicità sul, ma sono idee stupidissime, cos'era, non mi ricordo, forse un'assicurazione, piantare un albero a 60 anni. Ma roba da ridere, un albero lo vedi crescere, arrivi a 80, che è già un virgulto, ma cominciare una causa a 70 è un atto di ottimismo, cioè ci si sente Dio in terra. Cioè, faccio delle battute, cioè, ho raggiunto l'immortalità, sono battute spiritose, però credo, oso dire, fuori le capirebbero. Cioè, far capire che il processo alla prescrizione, cioè, ecco, il processo alla prescrizione non è salvare, ahimè, le 4, 10, 15 vittime dei grandi di Viareggio, che, a cui portiamo la nostra dolorosa partecipazione, è salvare gli altri che non escono dall'ingranaggio. Sono i 1000 Kafka, cioè, quel processo non è più per un povero Kafka, è per tutti. Quindi proviamo, questa è un'idea che butto lì, il tempo non c'è, ma va bene. Grazie, grazie. Spinzo. So. No. Era un errore di pronuncia, non era un errore, era un... Io non so se l'iniziativa delle Camere Penali, quella della maratona oratoria, avrà successo, io mi auguro di sì, e di sicuramente c'è un risvolto nella società, nell'immagine, che io percepisco che ha avuto risonanza sotto il profilo mediatico. E quindi questo va preso in considerazione. Anche il dubbio stesso ha fatto riferimento e ha dato cenno di questa iniziativa. Capisco le difficoltà e le debolezze finora attuate, le iniziative di protesta, di lotta e di contrasto a riforme non accettabili, qual è quella dell'astensione. Però con riferimento alla lotta, al contrasto al cosiddetto ergastolo processuale, come l'ha definito il professor Manes,
è l'iniziativa promossa, caldeggiata, adesiva e promossa dall'organismo congressuale forense nel corso delle due assemblee precedenti, l'iniziativa dell'OCF è proprio di proclamare, non solo aderire, ma proclamare l'astensione, ha avuto un effetto positivo sotto un profilo che Alessandro ha messo già in evidenza, che è quello della unitarietà. Tra l'altro ha avuto successo in tutti i distretti e in tutti i tribunali. Le fotografie pervenute all'ufficio di coordinamento sono un segnale di unitarietà visiva, e non solo all'interno del chiuso dei palazzi di giustizia, ma anche all'esterno, in qualche modo con i presidi proprio fuori dal palazzo, oltre alle conferenze e ai dibattiti che si sono tenuti all'interno, diciamo, delle singole aule giudiziarie. Ora, pur comprendendo le debolezze dell'iniziativa dell'astensione, cioè della non piena efficacia poi per ottenere risultati concreti, comprendendone questo, a mio parere anche in questa occasione, perché non capisco perché la volta scorsa il problema è sempre lo stesso, cioè la legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2020. Se ci siamo posti il problema 15 giorni fa, non credo che oggi non possiamo non fare e dare continuità per gli stessi motivi e alle ragioni, quantomeno aderendo o proclamando una sola giornata di astensione che potrebbe coincidere con l'ultima giornata, diciamo, di quella della Camera Penale del 6, quantomeno salvaguarderemmo il principio di unitarietà dell'avvocatura, che in questo momento è importante. Quindi sappiamo che non avrà effetto sui giudici, i giudici se ne fregano, tanto lavoreranno un giorno in meno, ma almeno conserviamo all'interno dell'avvocatura questa unitarietà che finora abbiamo dato. Un'ultima proposta alternativa potrebbe essere, quindi io sono per proclamarla, quindi da estenderla tutta, la giurisdizione, proprio perché abbiamo sempre detto che la prescrizione è intangibile come principio e che riguarda tutti i settori della giurisdizione. Tutti i principi di diritto collaterali adesso. Un'ultima proposta potrebbe essere alternativa o comunque da affiancare alla medesima proclamazione dell'estensione, e perché no, sempre nell'ultimo giorno, un presidio centralizzato a Roma davanti al governo, cioè nella piazza del governo, da parte di tutte l'avvocatura, quindi OCF, Camere Penali, tutte le associazioni, e perché no anche se viene il CNF? Questa è la domanda, io lo sottopongo alla vostra valutazione. Grazie. Franco Palladino, Raffaele Fatano e poi c'è Francesca Palma. Sì. Molte cose sono già state dette di quelle che avrei voluto dire io, ovviamente non posso che condividere tutti i pensieri dei colleghi che mi hanno preceduto e soprattutto di Sandro Vaccaro, che da penalista di lungo corso oramai comprende abbondantemente, giovanissimo sì, ma comunque di vasta esperienza, di lunghissima esperienza. Giustamente dobbiamo anche porci il problema dell'efficacia delle iniziative di protesta, perché sappiamo che in fondo le giornate di sciopero, di astensione, si risolvono spesso in un favore ai magistrati che magari si risparmiano una giornata anche lunga di udienze, e che i cittadini magari comprendono come la solita scusa per gli avvocati di non voler fare le udienze, oppure di non voler assistere debitamente i loro clienti, o di voler fare proteste vacue, inutili e via discorrendo. Per quel che riguarda giustamente quello che diceva Sandro, che dicevano anche altri colleghi, Sergio Paparo, innanzitutto trovare altre forme di protesta, perché la sola astensione oramai sembra un po' non solo inflazionata ma evidentemente poco efficace. Le condivido per molti aspetti, anche se credo siano difficilmente praticabili, soprattutto se riteniamo di dover procedere, non so, nell'ambito civilistico al mancato versamento, al rifiuto del versamento, almeno in prima battuta, del contributo unificato, che chiaramente verrebbe poi a gravare sui clienti. Bisognerebbe spiegare ai clienti: guarda, non lo pagare adesso, poi lo devi pagare dopo. Sarebbe, insomma, sotto un profilo logistico, perché appunto magari vorrebbe non capirlo, però è anche vero che ai clienti tutti, ai nostri clienti in primo luogo, dovremmo cercare di far capire prima di ogni cosa
potrebbe essere utopico, ma potrebbe essere un'altra forma, una delle tante forme da dover comunque mettere in campo per far sentire la nostra voce. Io proponevo, buttavo lì, non ho molta fantasia in genere, figuriamoci nel cercare altre forme di protesta che possano rivelarsi effettivamente efficaci. Pensavo e volevo proporre, ovviamente non so fino a che punto l'Assemblea possa condividerlo, di fare sì magari di programmare una giornata di astensione, però non magari l'ultimo giorno come già abbiamo fatto. Apro una parentesi, per quel che è stata la giornata di protesta condivisa, chiamiamola così, del 25 ottobre, un po' in tutti i nostri ambiti territoriali abbiamo cercato di fare iniziative congiunte, anche da noi a Campobasso, nonostante diciamo non c'è ancora una particolare collaborazione tra ordini, Camera Penale e OCF, rappresentante dell'OCF, quella volta siamo riusciti in effetti almeno a convocare una conferenza stampa che però in parte è stata disertata dai colleghi impegnati, però ne è stata data una certa diffusione, per quanto limitatamente poi ai tempi contingentati che ci hanno attribuito i giornalisti nello svolgere la conferenza stampa. Io come rappresentante di OCF, per i pochi minuti che ho potuto parlare, ho cercato di spiegare qual era l'importanza della nostra iniziativa e perché volevamo sensibilizzare ad ogni costo, potremmo dire, i cittadini su un aspetto che è fondamentale, perché va a minare determinati principi di rango costituzionale che forse tanti cittadini non riescono a comprendere. Ritenevo quindi di proporre, semmai, una giornata sì di astensione, non l'ultimo giorno come l'altra volta, che potrebbe sembrare un accodarsi a una protesta già fatta, ma una protesta, un'astensione, un'altra forma di protesta, diciamo così, autonoma, che l'OCF possa proclamare, non lo so, mi era venuto in mente buttandola lì una giornata il 18 dicembre, che tra l'altro è un mercoledì, così eviteremmo di farla di venerdì, perché dicono tutti che il venerdì poi gli avvocati vogliono anticipare il weekend, o di lunedì lo vogliono prolungare, perché purtroppo questo nell'immaginario collettivo, gli avvocati sono sempre quelli che cercano le scorciatoie per non lavorare, non perché vogliono difendere i diritti dei cittadini, e questa è un'altra cosa che ho cercato di far capire nel mio ambito territoriale. Spero che sia arrivata attraverso la stampa, ma ne dubito. Dicevo, proclamarla ovviamente solo per tutto il resto della giurisdizione, per gli altri ambiti civili, amministrativi, tributari e contabili, per gli altri ambiti della giurisdizione, che credo che non ci siano poi 15 giorni per proclamarla anche a livello penale. Però potrebbe essere, per esempio, svolta anche in questi termini, con sempre su base territoriale, ovviamente coinvolgendo gli ordini delle camere penali, potrebbe essere fatta anche, ad esempio, con una manifestazione, un convegno che, per, diciamolo pure, dovremmo fare populismo anche noi a questo punto, per attirare più persone anche tra i nostri colleghi, oltre che magari chiaramente la stampa, perché possa divulgarla adeguatamente ai cittadini. Parlare anche di quello che è il ruolo dell'OCF nell'ambito della rappresentanza politica dell'avvocatura, e magari accreditare anche crediti obbligatori per chi ancora deve giustamente raccoglierli, come si dice impropriamente. Non so se ho reso bene l'idea, cioè un bel convegno allargato in cui magari ognuno dei rappresentanti territoriali dell'OCF possa spiegare qual è la funzione dell'OCF, così magari forse divulghiamo una buona volta l'importanza del nostro organismo e la sua funzione nella rappresentanza politica dell'avvocatura e nella tutela dei diritti dei cittadini, quantomeno in termini mediati. E perciò la buttavo lì, poteva essere, non so, visto che saremmo a distanza di oltre 10 giorni, anche se non i 15, mi veniva in mente il 18 di dicembre, che era una giornata, una sola giornata, con queste iniziative in conferenze stampa, di convegni collaterali, come vogliamo dire, ferme restando tutte le altre forme di protesta che possono venire in mente a ognuno di noi e possono essere eventualmente analizzate e deliberate. Un'ultima annotazione: ieri ho avuto modo di vedere, di leggere casualmente, neanche tutto, un articolo del Dubbio, su cui Dubbio forse dovremmo pure cercare di invitare qualcuno a ragionare un po' meglio, e credo possa capirsi a chi mi riferisca, che parlava di quell'altra sciocchezza, mi sia permesso dirlo così, non vorrei creare incidenti diplomatici, ma io purtroppo tanto diplomatico non lo sono mai stato, l'altra sciocchezza che aveva detto, presumo solo paradossalmente, solo per fare dell'ironia, che non è il caso tra l'altro di fare, il nostro caro ministro Bonafede, quando ci ha detto che praticamente, se anche si dovesse arrivare a tempi dilatati di un processo penale a causa di questa benedetta prescrizione che lui vuole a tutti i costi mandare in vigore dal 1 gennaio, al limite ci sarebbe sempre l'ipotesi della
dell'indennizzo ex legge Pinto. Come dire che un ministro della Repubblica dice: siccome voglio portare avanti per forza l'idea del mio gruppo di appartenenza, voglio far pagare soldi, presumibilmente anche notevoli, somme anche particolarmente elevate, a tutti coloro che sicuramente potrebbero poi vantarne il diritto, perché i tempi della giustizia nel processo penale in particolare si dilaterebbero a dismisura. Ultima considerazione: anche un noto giornalista, che pure io stimavo e stimo tantissimo, continua a difendere questa benedetta prescrizione, continua a fare l'esempio. Ho letto un editoriale di ieri, è Marco Travaglio, sì, lo possiamo dire tranquillamente. No, molti non lo stimano più, io l'ho sempre stimato, adesso devo cominciare. Io l'ho sempre stimato perché ha sempre parlato. Però è anche vero che da un po' di tempo comincia a parlare sempre, e spesso lo ripete, dei famosi furbetti che con i loro avvocati riescono, un po' quello che disse. E questo non mi sta bene, evidentemente. Questo discorso, sì, praticamente sì, sono anni che lo fa questo discorso, adesso però probabilmente non si rende conto che sta esagerando su questo aspetto. Forse anche a lui dovremmo cercare di far arrivare la nostra voce e dire: guarda, ti stai sbagliando su certi aspetti, non li sai valutare, non sa capire per esempio che a volte quelli che si possono permettere gli avvocati bravi e fanno allungare i tempi del processo, non è che siano solo quelli che pagano gli avvocati famosissimi. Basterebbe che ognuno di noi si studiasse un po' più un processo e facesse un'eccezione preliminare, perché già lì i tempi si possono per esempio allungare, perché ci sarà, dico per dire, un difetto di notifica, perché ci siano altre questioni da dover analizzare che potrebbero dilatare i tempi. Vabbè, adesso quindi scenderemo nel tecnicismo, non sarebbe il caso. Certo è, e su questo condivido e chiudo, condivido chi giustamente più e meglio di me ha saputo esprimere il suo pensiero, il discorso dell'arrivare ai cittadini attraverso una comunicazione quanto più efficace possibile diventa sempre più fondamentale, per far capire che non stiamo qui perdendo tempo dietro un sofisma di su prescrizione, tempi, dilatazione o meno, risarcimento, indennizzi o quant'altro. Stiamo cercando di difendere effettivamente i diritti di cittadini, che verranno sempre più calpestati da chi tra l'altro ha un po' un suo modo di fare un po' troppo ottuso, permettetemi di usare anche questo termine, e non si rende conto dei danni che potrà creare. Sono pronto a qualsiasi altra vostra iniziativa possa essere deliberata in questa assemblea, e vedremo di portare avanti le nostre iniziative. Grazie. Sì, ci sono Raffaele, Francesca Palma e poi Gianfranco Zarzana. Volevo darvi due riferimenti. Sì, c'è Lamberto, sì, Zazza. Allora, Raffaele, intanto vieni, sono due riferimenti flash. Il primo, che tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni. Questo, poiché l'astensione delle Camere Penali termina il 6, se non ricordo male, e il 6 è venerdì, vuol dire che andiamo a finire al 9, vuol dire che andiamo a finire a Natale, se volessimo coinvolgere anche i penalisti. Sì, ma resterebbe il problema di un'astensione che non riguarda i penalisti, che è una cosa che va vagliata, perché rischierebbe di non essere comprensibile. L'ultima notazione al volo, io personalmente, ma ci tengo a dirlo, l'ho detto stamattina ai presidenti, non credo che il problema sia di ragionevolezza delle nostre prospettazioni nei confronti di certa stampa e di certa politica che dice che i rinvii degli avvocati fanno durare i processi e via discorrendo. È evidente che non si tratta di disinformazione o di non comprensione, ma si tratta di scelte volute, fortemente volute, e di un muro che la nostra comunicazione sta incontrando. Quindi io, prima di dire che bisogna farglielo capire, credo che forse bisogna costringerlo ad ammetterlo pubblicamente, non a farglielo capire. Grazie. Proverò a contenere in 180 secondi il mio intervento. Sostanzialmente condivido tutto quello che è stato detto, ma è tutto insufficiente. La problematica della prescrizione, lo abbiamo detto, no? È tutto insufficiente, l'avete detto voi, non lo dico io. La problematica della prescrizione è un fatto serio? Probabilmente sì, se è vero che alla manifestazione del 25 di ottobre hanno partecipato anche i magistrati in molte sedi, ci sono intervenuti presidenti di corte appello, presidenti di tribunali. Questo forse è il motivo di un parziale successo, tra virgolette, anche sul piano mediatico della iniziativa, ma non è importante o non è sufficiente. È evidente che bisogna fare dell'altro. Non è importante stabilire la politica
è inadeguata ad affrontare queste problematiche. Quando parlo di politica parlo di tutta la politica, perché è inutile che qui facciamo discorsi per l'uno, per l'altro ancora, perché dalle lenzuolate di Bersani alle, alla prescrizione del governo giallo-verde, non so che cosa fosse, i colori, io sono diventato daltonico. E allora? Astensione, astensione, un giorno, di più, di meno. Antonio Spinzo si è avvicinato a quella idea che man mano si faceva strada nella mia testa. Ha detto presidio davanti, magari con il Consiglio Nazionale Forense. Ma io in realtà stavo pensando a qualcosa di più. Voi riuscite ad immaginare da un punto di vista mediatico che rilevanza avrebbe l'intero ufficio di coordinamento incatenato davanti al Parlamento? Riuscite ad immaginare... Riuscite ad immaginare che rilevanza mediatica, se non vi piace l'idea di essere incatenati, avrebbe uno sciopero della fame di Giovanni Malinconico? Credo che in qualche modo, non sto scherzando, sto parlando molto seriamente, credetemi. Sì, Raffaele, tra l'altro l'avevamo anche realmente valutata questa. Siccome noi non parliamo, non ho potuto copiare da te l'idea. No, è chiaro. Sì. Ed evidentemente, se fossimo capaci di capire che adesso dobbiamo rivolgerci al cittadino, dobbiamo rivolgerci in modo serio e diverso, forse potrebbero incatenarsi o fare lo sciopero della fame tutti i presidenti, lo stesso giorno in cui lo comincia Giovanni Malinconico, naturalmente è una provocazione, ma lo è soltanto fino ad un certo punto, in tutte le sedi di tribunale. Certo che glielo vado a dire io. Io credo di poterglielo dire. E allora, se vi fa tanto sorridere questo tipo di discorso, forse faremmo bene a sciogliere la nostra assemblea, perché tanto abbiamo 50 anni di esperienze che vanno in questa direzione e dove i risultati ottenuti non sono certo dipesi dalla nostra capacità, ma evidentemente da scelte di altro tipo. Ci hanno tolto le tariffe, ci hanno tolto le compenso, cioè ci hanno tolto i minimi, ci hanno tolto tutta una serie di cose quando hanno fatto il danno, perché il danno è stato fatto. E non fatemi citare tanti altri esempi, hanno cominciato a capire che forse bisognava fare qualche cosa di diverso, ma mica per merito nostro, perché a un certo punto si stavano rendendo conto che il sistema stava implodendo, così come imploderà per tanti altri versi. Forse dobbiamo riacquistare quella credibilità, forse dobbiamo avere il coraggio di scelte diverse. Se abbiamo altre idee, vengano fuori, ma sicuramente se non pensiamo a qualcosa di diverso, se non pensiamo a qualcosa che riesca a spiegare al cittadino che cosa significa un avvocato che deve lavorare di più per essere pagato di meno, che cosa significa un avvocato che deve trovarsi per lui, perché soltanto quando capitiamo negli ingranaggi, o noi o i nostri clienti, cominciamo a renderci conto. È come quando una grave malattia colpisce il nostro vicino e diciamo poveretto, quando poi la malattia colpisce noi o colpisce un nostro parente, ci accorgiamo che siamo soli contro tutti, e dove forse ci dà fastidio anche quella compassione. Ma è arrivato il momento, ho ecceduto i 180 secondi, ma spero non di molto, perché è inutile ripetere le solite cose. Forse veramente è arrivato il momento di interrogarsi sul di più che siamo chiamati a fare per quel ruolo sociale che svolgiamo, per quella funzione sociale che svolgiamo e della quale nelle assemblee ci riempiamo la bocca, tutte le volte noi siamo molto bravi a parlare, ma poi quando si tratta di tenere comportamenti concreti forse lo siamo un po' meno. Grazie e scusate. Grazie Raffaele. Tra l'altro non era una battuta, con Raffaele non ce l'avevamo sentiti, ma sull'ipotesi di uno sciopero della fame come ufficio di coordinamento avevamo fatto un ragionamento e mi ripromettevo poi di dirvi quale poteva essere una forma su cui si poteva pensare di andare. Francesca Palma.
Tra l'altro il mio dietologo sarebbe assolutamente d'accordo. Sì, Francesco, Franco, sì, ma certi distinguo sarebbero scarsamente comprensibili, temo. Comunque, poi decidiamo, dai. Io penso che quel che abbiamo fatto, in occasione della precedente astensione sia stato comunque utile e importante. Quindi la linea deve essere la stessa, cioè un giorno nello stesso periodo delle camere penali, perché un giorno riusciamo a convincere i penalisti, coloro che fanno i giudizi tributari, amministrativi, a sospendere la loro attività e a coinvolgere anche i magistrati, che è un elemento molto importante, perché c'è gran parte della magistratura che non condivide questa norma. Quindi un giorno, non vogliamo farlo il venerdì perché si pensa che c'è il weekend dell'8, facciamolo il giovedì, facciamolo il mercoledì, scegliamolo, ma facciamolo unitario. E cerchiamo di uscire anche dall'interno dei tribunali, coinvolgendo, invitando quelle che sono le parti sociali, che siano sindacati, che sia Confindustria, cerchiamo di far capire ai politici che siamo capaci di muovere anche qualche voto su questo aspetto. Quindi su questo cerchiamo di muoverci e di portarlo anche nei media. Se ci muoviamo in questo modo, che cosa possiamo ottenere? Gennaio, eccolo, siamo arrivati. Quindi solo la sospensione. Chi dobbiamo sostenere? Chi si sta muovendo per chiedere il rinvio? Che cosa si sta discutendo in commissione? Qual è la proposta? Datecela, la portiamo in assemblea, raccogliamo le firme, raccogliamo i consensi non solo degli avvocati, ma anche di altri cittadini sulla proposta di rinvio e portiamola sul tavolo del Ministero. Perché è difficile far cambiare idea a una parte politica che ne ha fatto una bandiera in questo momento. Solo se riusciamo a far capire che hanno un nervo scoperto e che possono perdere anche loro consenso su questo, forse allunghiamo il termine e poi quello che succederà successivamente, quale sarà la riforma e quale sarà il resto, è tutto da vedere. Questa è la mia proposta. La mia vuole essere solo una riflessione, avendo partecipato stamattina alla riunione con i presidenti, anche di quello che è venuto fuori e che Giovanni ha ricordato. Mi pare che sulla astensione, su un giorno di astensione, sì, tutti i presidenti ce l'hanno chiesto, il che vuol dire che oggi se facciamo e seguiamo un percorso diverso, come dire, vi invitiamo, ma poi state zitti, anzi non diteci nulla, sembrerebbe quasi una cosa negativa. E invece ho apprezzato appunto l'intervento di Squinzo, che ha detto, ha ricordato l'unitarietà è una battaglia, è un problema la prescrizione, che non è... l'abbiamo detto tutti, che non è, non rappresenta solo un problema per i penalisti, è un problema dell'avvocatura, ma direi è un problema della civiltà, il che significa che tutti siamo coinvolti. È vero, l'astensione non è risolutiva, però è significativa. Io, almeno nel nostro territorio toscano, insomma,
l'astensione proclamata nell'ultima manifestazione è stata il 25, è stata positiva, è stata seguita ed è stata importante. Credo che le altre battaglie, ad esempio, che Sergio ha dato, indicato, siano altrettanto importanti. È importante portarle avanti, nel senso che secondo me non finisce oggi, non finisce con l'astensione, e vediamo anche le discussioni che stanno interessando un po' tutti i territori e tutte le realtà. Tra l'altro, se noi avvocati, sicuramente fare le manifestazioni come erano abituati a fare radicali sulle varie scioperi della fame, scioperi della sete, eccetera, sono significative nell'ambito di una mediatico. Ma ad esempio sarebbe importante, visto quante pendenze di cause ci sono, penali, civili, e noi avvocati siamo a contatto con i nostri clienti, anche un'opera di informazione ai nostri clienti. Se ai clienti gli rappresentasse il suo processo penale, gli facesse una storia del suo processo penale dopo la sentenza di primo grado, quello che succederà con la prescrizione, credo che avremmo un'informazione di 5 milioni di persone che sono a conoscenza di un fenomeno che li riguarda personalmente, non più una cosa detta agli altri, sentito dire. Ma qualcuno ha ricordato che la malattia, dice, il vicino è malato, mi dispiace poverino, quando tocca a noi è una cosa diversa. Ecco, se i nostri clienti venissero sensibilizzati direttamente, credo che avremmo 5 milioni di persone che firmerebbero subito una mozione. E quindi sotto questo aspetto, ecco, le manifestazioni potrebbero essere tante, ma oggi proprio per seguire un percorso che è tracciato anche in quella ottica, in quell'ambito di interlocuzione con i presidenti che sono anche delegati al congresso, credo che sia imprescindibile articolare una giornata di astensione nel periodo che ha già Camera Penale individuato, e non andare per conto nostro, perché vorrebbe dire riaprire un altro percorso da soli, come dire vogliamo una primogenitura su una cosa che invece deve vedere l'avvocatura tutta unita. Grazie, grazie. Allora dicevamo Zarzana, Zazza, Barbieri. Ok. Sì, poi c'è Rosanna, anch'io qualche. Poi no, poche cose, perché in verità già alcune cose che avevo pensato di dire sono state egregiamente dette dalla collega che mi ha preceduto. Io ritengo che manifestazioni del tipo sciopero della fame o incatenarsi non servono a niente, e comunque ogni attività che si svolga ha la necessità di essere poi riconosciuta e compresa dagli altri, quindi è fondamentale questo. E allora, al posto di fare queste manifestazioni che anche in passato per altre categorie, anche politiche, non hanno sortito alcun risultato, io direi che è opportuno fare questa giornata, aderire, purtroppo devo usare questo termine, all'iniziativa delle Camere Penali, non condividendo questa modalità, perché l'ho detto a Spinzo poco fa passando, sì, vero, è essere uniti è fondamentale, però dovrebbe tutto ciò accadere non a senso unico, ma dovremmo venirci incontro. Le Camere Penali continuano ad andare per i fatti loro. Ovviamente a loro fa piacere che noi, mi permetto di dire, ci accodiamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che è mediaticamente importante che in quella giornata che sceglieremo, perché mi pare che si tende verso questo, non potendo avere presenti tutti i cittadini, come ha accennato la collega, dovremmo invece coinvolgere in maniera forte e ufficiale tutte le parti sociali. È inutile che in tribunale parliamo noi e al massimo i magistrati, e a volte li troviamo che condividono questa posizione, altre volte no. Cominciamo a chiamare i commercialisti,
i rappresentanti dei medici, i rappresentanti degli ingegneri, degli architetti, dei ragionieri, di tutte le categorie, i sindacati, i rappresentanti degli imprenditori. Perché, diciamo la verità, non è che noi stiamo rischiando direttamente con la prescrizione, lo stiamo facendo per i cittadini, quindi coinvolgiamo, come giustamente diceva la collega, le varie categorie sociali in maniera forte e pregnante, facendo in modo di firmare tutti insieme un documento da far avere al governo, da far avere al Parlamento. Poi c'è un motivo, credo, pratico e concreto su cui ci si può puntare per chiedere il rinvio, ma non era stato il ministro a dire solo se ci sarà la riforma del processo penale? Come? Io così. Quindi tutto questo è caduto. Ah, è caduto tutto questo. Quindi, ma che sembrava questo comunque un presupposto ragionevole, se tu introduci elementi di... Non è scritto, quindi a questo non ci possiamo più appellare. E allora insisto, per quanto mi riguarda, su questa prospettazione. Vediamo attraverso le varie categorie sociali, imprenditori, sindacati e tutte le altre categorie che ho detto, di fare una giornata insieme, convocandoli appositamente e ufficialmente, per vedere se si può fare un documento comune e con questo richiedere con forza di poter rinviare questo provvedimento, anche chiedendo degli interventi sul processo penale che possano, diciamo, postergare in attesa delle riforme che possano rendere meglio accettabile la norma sulla prescrizione. Ovviamente in prima battuta dovremmo chiedere che venga revocata. Io ritengo che sia questo, perché io ho partecipato il giorno 25 anche nella qualità a Marsala, con i rappresentanti, è venuto il Presidente del Tribunale, è venuto il Procuratore della Repubblica, ci sono state diverse idee messe in campo, eravamo pochi comunque avvocati in proporzione, ci siamo parlati addosso. Reiteriamo una situazione di questo tipo, non concluderemo niente. Allarghiamo alle categorie sociali, questa è la mia idea. Zazza? Allora, dalla ampia disamina sono emerse due proposte di fattibilità più concreta. L'una, quella del massimo coinvolgimento delle categorie sociali. Ed io la utilizzerei per dare corpo all'altra proposta altrettanto concreta e forse più mirata, quella di Sergio, dire avviamo una petizione, un coinvolgimento autentico del cittadino, in modo che si possa raggiungere poi in sede legislativa lo scopo che vogliamo, passando attraverso una richiesta però di sospensione. Allora la auspicata manifestazione di astensione, che in linea di principio non mi vede d'accordo per quello che già si è detto, però l'accettiamo per, come fatto strumentale. Quindi, quindi astensione con coinvolgimento delle forze sociali e in quella sede l'avvio della petizione per poter raggiungere l'obiettivo designato, individuato da Sergio. Grazie. C'era Barbieri prima, Antonio, poi Di Salvo. Io penso che noi ci stiamo dilungando molto su questa tematica. Il primo problema, oggi io andrei per flash, stiamo vivendo una nuova stagione, almeno così sembra, con l'Unione Camere Penali. E allora a questo punto, per mantenere questo nuovo rapporto che si è creato, ritengo che sia necessario aderire con un giorno alla manifestazione all'astensione dalle udienze. Oltretutto, come diceva prima qualcuno, ora non ricordo chi è stato, ce l'hanno chiesto oggi i presidenti, e quindi noi non possiamo, Lamberto, non possiamo deliberare
qualcosa di diverso, altrimenti anche il rapporto con i presidenti viene a cadere, perché noi prima li interpelliamo, la mattina li sentiamo, dopodiché la sera deliberiamo qualcosa di contrario rispetto a quelle che sono state le richieste che ci sono venute da tutti i presidenti. Però io dico, ma la prescrizione è il problema dell'avvocatura italiana? La prescrizione è il problema dei cittadini italiani? Forse noi, perché ne stiamo parlando da mesi, abbiamo già fatto la manifestazione di ottobre, ora faremo la manifestazione di dicembre. Noi ci stiamo facendo trascinare dall'Unione Camere Penali in questa problematica, ma noi siamo l'organismo congressuale forense che non deve guardare solo al problema della prescrizione. Io penso che sia difficile andare dai cittadini che hanno cause civili e che sono molto più di quelli che sono soggetti a processi penali e spiegargli che un giudizio civile ormai in Italia dura mediamente 10 anni, ma i processi più semplici, che fra qualche tempo anche i processi davanti ai giudici di pace dureranno decenni, perché stanno ingolfando anche gli uffici del giudice di pace con l'ampliamento delle competenze. Allora dico che noi dobbiamo individuare delle forme alternative di protesta e dobbiamo fare uno studio, quindi lo farà l'ufficio di coordinamento e ci sottoporrà, raccogliendo delle varie idee, ci sottoporrà ad una prossima assemblea delle proposte, si costituirà una commissione, insomma troviamo una soluzione. Possiamo individuare varie ipotesi che vanno dalla disobbedienza fiscale, ma la disobbedienza fiscale di cui ha parlato Sergio, non quella di non versare l'IVA, che vedrebbe certamente la reazione dei nostri colleghi che sarebbero sottoposti a sanzioni, ma quella di non pagare il contributo unificato, è una questione che noi abbiamo già esaminato, è una questione che noi abbiamo messo come ipotesi di valutazione in calce al documento sul decreto fiscale, documento che è stato ha attirato l'attenzione dei politici. Noi siamo stati chiamati dalle varie parti politiche, dal PD, dalla Lega, da Italia Viva, quindi quel documento, non voglio dire che siamo stati attenzionati per quell'idea che noi avevamo avanzato della disobbedienza fiscale, però quel documento comunque nei politici che hanno percepito un certo malcontento ha destato una qualche attenzione. Ma abbiamo altre idee che possiamo portare e possiamo valutare. Per esempio, dirò qualcosa che magari potrebbe suscitare una certa ilarità. Stanno venendo fuori delle sentenze che prevedono che il mancato assolvimento del servizio di raccolta dei rifiuti dà diritto ad una riduzione della tassa. Perché non pensiamo di avviare una serie di azioni contro lo Stato italiano per il rimborso del contributo unificato, visto che lo Stato italiano si fa pagare anticipatamente un costo per un servizio che poi non dà, perché non possiamo dire che una causa che dura 10 anni è un servizio fatto bene. Cioè cominciamo a far capire un attimino che possiamo creare fastidi sotto diversi aspetti. Però ripeto, questo è un problema. Tutte queste iniziative sono iniziative che andrebbero studiate, affrontate con calma e svincolate dal mero problema della prescrizione, cioè legate al problema che noi abbiamo una giustizia civile e penale che non funziona. È passata, signori, è passata la riforma sul processo civile, non se ne sta parlando. Cioè il ministro ci ha detto siamo d'accordo sulla riforma del processo civile, arrivederci e grazie, ci piomberà questa riforma e noi non ne parliamo più. Ma anche sul discorso sulla prescrizione, ma pensiamo davvero che con la manifestazione che noi andremo a fare o con qualunque altra iniziativa che noi andremo ad assumere in questi pochi giorni che mancano da qui al 1° gennaio riusciamo a risolvere il problema? Non l'hanno fermata col pericolo della crisi di governo, cioè hanno raggiunto un accordo, stava cadendo il governo sul problema della prescrizione, hanno trovato l'accordo,
certamente le iniziative degli avvocati non li impressioneranno. Grazie Pasquale, Antonio Di Salvo. Poi c'è Rosanna, poi proviamo a tirare le fila se non ci sono altri interventi. Io occuperò 5 secondi, cercherò di essere massimamente sintetico. Condivido praticamente la totalità degli interventi che mi hanno preceduto. Condivido di partecipare all'adesione, all'astensione, anche se come strumento mi lascia qualche riserva, perché poi in fin dei conti viene strumentalizzato dai nostri amati giudici per allungare il processo, e quindi condivido in particolar modo la necessità di far conoscere le motivazioni nostre, dell'avvocatura, di tutte le rappresentanze dell'avvocatura, delle ragioni nel merito per cui critichiamo questa prescrizione. Qual è lo strumento migliore? I social, ma soprattutto la pubblicazione di un comunicato stampa, una lettera aperta, diamogli la veste che riteniamo, da pubblicare anche sui quotidiani. Compriamo una pagina di pubblicità nei quotidiani nazionali, pubblichiamo questa lettera aperta, ripeto, diamogli la veste che crediamo, in cui per punto, rivolta alla gente che non mastica il diritto, perché non dobbiamo parlarci tra noi o tra noi magistrati o tra noi avvocati di un'associazione piuttosto che di un'altra, dobbiamo parlare ai commercialisti, al popolo, alla gente, quindi con termini semplici, ma far conoscere nel merito le critiche. Poi certo, noi non siamo né il governo né il potere per poterli bloccare, quindi possiamo far conoscere le motivazioni nel merito per cui riteniamo che sia sbagliata. Grazie. Sì, se posso. Rosanna. Sì, mi aggancio a quanto diceva Di Salvo. In questo momento sono la portavoce degli ordini del mio distretto, in particolare dell'ordine di Pordenone, dell'ordine di Udine e anche dell'ordine di Trieste. Allora, personalmente ritengo che dopo aver sentito oggi i presidenti e anche all'esito del dibattito di oggi pomeriggio, credo che dobbiamo proclamare una giornata di astensione in adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali, proprio perché il problema della prescrizione, l'avete detto tutti, è un problema che non riguarda soltanto i penalisti, ma è un problema che riguarda tutti i cittadini. La società è un problema di civiltà giuridica. Detto ciò, però, noi dobbiamo anche far capire ai cittadini il nostro messaggio, perché altrimenti la protesta rimane fine a se stessa. Tra le varie proposte che sono emerse oggi, mi piaceva molto quella della disobbedienza fiscale per quanto riguarda il mancato pagamento del contributo unificato, perché sull'IVA ha già spiegato Pasquale il perché. Così come mi piaceva anche la protesta di fare degli spot pubblicitari o comunque un comunicato stampa. Ho visto il tesoriere impallidire all'idea del comunicato stampa sul giornale, perché indubbiamente avrà un costo. Bene, l'idea dell'ordine di Pordenone, di cui mi faccio portavoce in questo momento, è quella di fare un comunicato che, anche perché poi, parliamoci chiaro, i processi vengono rinviati, il più delle volte sono i cittadini proprio a pagarne le conseguenze. Mi riferisco ai testimoni. Molte volte i PM, le procure, non riescono a fare le controcitazioni. Noi magari per i nostri testimoni ce la facciamo anche, però ci limitiamo a controcitarli per un'altra udienza, in realtà senza spiegargli il perché avviene questo. Allora, allegare alle controcitazioni dei nostri testimoni, o chiedere se possibile, laddove è possibile, che anche i PM alleghino alle controcitazioni che fanno ai loro testimoni, un comunicato da parte dell'OCF nel quale spieghiamo le ragioni del perché quel procedimento viene rinviato. Così riusciamo a raggiungere una platea di persone potenzialmente abbastanza numerosa.
Grazie. Ci sono altri interventi? No, ma l'hai detto, era chiaro, penso che sia stato registrato dall'assemblea. Franco, era stato, l'hai enunciato, l'hai prospettato. Su questo io penso che la risposta sia stata non tanto alla tua proposta, quanto al contesto di riferimento, cioè chi è intervenuto, adesso non voglio, dovendo fare sintesi, non voglio interpretare, ma chi è intervenuto guarda al contesto e anche alla opportunità o meno. Franco, è chiaro, non possiamo fare un dibattito a due, qui dobbiamo fare sintesi tra tutti, cioè ci sono state una serie di interventi su questa questione, allora bisogna fare sintesi su questa vicenda. Io credo che bisogna focalizzarsi anche su un aspetto, scusate, adesso io non so qual è l'orizzonte temporale che voi avete davanti, ma da oggi, 22 novembre, all'entrata in vigore della prescrizione mancano 39 giorni, mancano. Di cui 10 di vacanze natalizie. Stiamo parlando non di un progetto di legge in corso di approvazione, ma di una legge dello Stato approvata, promulgata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di un contesto in cui ci sono state già delle iniziative nostre. Stiamo parlando di un contesto, io credevo che il dato fosse stato registrato, ma mi rendo conto che nel dibattito la questione non è stata colta, in cui c'è già un disegno di legge pendente in Parlamento, il progetto di legge Costa sulla abrogazione della legge di riforma della prescrizione, progetto di legge sul quale la Commissione Giustizia della Camera ha avviato le audizioni per dar corso, per dar seguito tempestivamente, ma con il rientro della Presidente nelle proprie funzioni, la Commissione sta avviando una strategia dilatoria. Questo credo che sia un problema che ci interessa come organismo congressuale forense. Io credo che, come sintesi di tutto quello che è stato detto, noi dobbiamo distinguere gli interventi in funzione delle due diverse situazioni che ci troviamo a fronteggiare. Una, la stretta contingenza odierna. Noi abbiamo una contingenza odierna che guarda al primo di gennaio, guarda a un contesto in cui ci stiamo muovendo e a iniziative che possono essere prese per contrastare l'ipotesi che entra in vigore, ma più verosimilmente per costruire un percorso a posteriori, e cioè nell'ipotesi più che verosimile che da qui al 31 di dicembre non succeda nulla. Premesso che, per quanto mi riguarda personalmente, pur non essendo io un penalista, ritengo ancora più scellerata quella ipotesi di correttivo che prevederebbe che la non applicabilità o un'applicabilità modificata e temperata della nuova disciplina nei confronti di chi sia stato assolto in primo grado, e che questi sono correttivi che peggiorano il quadro e non lo migliorano, perché lasciano esposto chi si sia trovato ad avere un collegio di un certo tipo piuttosto che di un altro, un magistrato di un tipo piuttosto che di un altro, che non, tutto questo non ha, tutto questo ha a che vedere con la contingenza e non con il diritto, non con la tutela giurisdizionale, non con nulla. È vero quello che è stato detto, che la prescrizione va inquadrata nel quadro della tutela e della totale inefficienza e inadeguatezza del sistema giurisdizionale. Io penso, teniamo presente che dobbiamo assumere delle iniziative oggi rispetto al primo di gennaio. Allora, personalmente io non posso ignorare il fatto che i presidenti degli ordini stamattina ci hanno chiesto espressamente, questo è un dato che va registrato, ci hanno chiesto espressamente non di indire una giornata di astensione autonoma dell'organismo congressuale, ci hanno chiesto l'adesione e in una di quelle giornate estenderla anche agli altri. Questa è stata una sollecitazione che ci è venuta oggi dai presidenti degli ordini che erano presenti, e abbiamo anche le camere penali che ci hanno chiesto di prendere parte alla maratona oratoria, e noi su queste richieste intanto una risposta la dobbiamo articolare, credo. Quindi sicuramente la maratona oratoria
aderiamo, non aderiamo. Intanto riteniamo ancora una battaglia cruciale. Adesso quello che ha detto Pasquale, io lo comprendo, in parte lo condivido anche. Però è anche vero che questa battaglia della prescrizione è una battaglia che, se noi non, se noi la cediamo, è una sconfitta di tutta l'avvocatura. Sì, no, è chiaro. Sì. Oh. Allora, è evidente, è ancora una battaglia vitale per l'avvocatura? Comunque, e quindi dobbiamo decidere questo, ma non saprei come giustificare una decisione di segno diverso, ma insomma poi l'Assemblea è sovrana. Aderiamo all'invito delle Camere Penali di partecipare alla maratona oratoria, aderiamo all'astensione e eventualmente in uno di questi giorni proclamiamo un'astensione estesa anche agli altri settori, aderiamo all'invito degli ordini dei presidenti di questa mattina, ma sostanzialmente noi l'abbiamo anticipato perché l'abbiamo fatto già a ottobre, che in quella giornata si collocano dei momenti pubblici con il concorso di tutte le componenti dell'avvocatura per veicolare questo discorso. Queste iniziative si potrebbero sposare con un avvio di una campagna di informazione un po' più aggressiva. E la campagna di informazione deve avere, io credo personalmente, qui vi porto un contributo mio personale, io credo che deve, ma è stato detto già anche da molti interventi, l'interlocutore della campagna di informazione credo non debba essere né il politico né la stampa, che fino ad oggi non ha dato voce, deve essere il cittadino. Cioè la riforma della prescrizione lede l'innocente. Questo messaggio, questo lede anche l'imputato che poi sarà dichiarato colpevole, ma lede ancor più l'innocente, e si inquadra nel discorso di una giustizia che non arriva, che non arriverà mai, che ti lascia... Chi è che ha detto Foschi, per Francesco Foschi, insomma l'ha detto chiaramente. Quindi iniziare, tra l'altro mentre si articolavano gli interventi, consultavamo anche chi ci segue la comunicazione, in particolare sui social, in realtà è un tema che con un po' di attenzione ha una sua efficacia, non è che sia completamente inefficace. Le altre iniziative che sono state proposte, l'iniziativa di legge per l'abrogazione, le dichiarazioni a verbale e altro, hanno davanti una prospettiva temporale diversa. La questione dello sciopero fiscale, tra virgolette, sta a metà strada, nel senso in parte potrebbe partire subito e in parte dopo. Io però vi invito a riflettere su due aspetti. Si potrebbe svolgere con riferimento a due imposte sostanzialmente, cioè ritardare il gettito per il contributo unificato e ritardare il gettito per l'IVA. Per il contributo unificato sarebbe sostanzialmente non una gran perdita per l'erario. Io non credo che né il ragioniere generale né il ministro dell'economia perderebbero il sonno se si ritarda di 30 giorni o di 45 giorni, che più o meno di questo stiamo parlando, il versamento del contributo unificato in tutte le cause da qui ai prossimi mesi. Ma soprattutto noi ritarderemmo un adempimento per il quale i clienti ci hanno già dato o i soldi o addirittura l'F24. Io personalmente vi dico, io non li prendo proprio, mi faccio dare direttamente l'F24, il modello già versato. E potrebbero esserci dei risvolti deontologici, io non lo so, ma andrebbero vagliati. L'IVA, il ritardato sull'iscrizione al ruolo non possono rifiutarla, però i colleghi sappiamo quali sono le problematiche. Per l'IVA sicuramente c'è una sanzione, minima o non minima che sia, il punto è se noi non troviamo l'adesione. Io capisco perfettamente l'invito alla responsabilità fatto da Sergio e fatto anche da Raffaele, perché sono due interventi che ci richiamano a dire: ma noi perché stiamo facendo politica forense e quanto vogliamo veramente incidere piuttosto che farci cadere addosso le situazioni? Ma dobbiamo essere anche ragionevolmente consapevoli che se poi lanciamo un'iniziativa e i colleghi su quell'iniziativa non ci seguono, questo delegittima noi, non delegittima i colleghi che non ci seguiranno. Oltre queste prospettive ci sono altre iniziative nell'ipotesi che la questione rimanga. L'iniziativa di legge popolare, ma per esempio le dichiarazioni a verbale, quando sarà le eccezioni di incostituzionalità, probabilmente dovremmo anche pensare che
l'inefficienza della giurisdizione è stata censurata davanti alle corti sovranazionali solo con riferimento al singolo caso, ma l'inefficienza l'avvocatura non ha preso un'iniziativa di sistema sull'inefficienza della giurisdizione. Inserire il discorso della prescrizione in un'iniziativa del genere, in cui si cerca di censurare dinanzi alle corti europee l'inefficienza assoluta del sistema di tutela giurisdizionale nazionale, potrebbe avere un grande impatto mediatico. Allora, su tutte queste io direi, alcune richiedono uno studio, io penso, alcune di queste, lo sciopero fiscale, la legge popolare, l'iniziativa di legge popolare andrebbe scritta e andrebbe scritta con un testo. Iniziative davanti alle corti sovranazionali richiedono il coinvolgimento di una professionalità specifica. Ognuno di noi, io penso, sarebbe sicuramente in grado di farlo come avvocato, ma noi qui siamo chiamati come rappresentanti dell'avvocatura, non in quanto professionisti incaricati, ma dovremmo incaricare qualcuno di lavorarci in modo adeguato, altrimenti farlo solo per testimoniare che l'abbiamo fatto e perderlo non avrebbe molto senso. Quindi io credo di, adesso andremo a deliberare sulle varie proposte che sono state fatte, ma credo che occorra avere consapevolezza della diversa prospettiva temporale delle varie iniziative che sono state proposte, altrimenti rischiamo di sovrapporre e confondere i piani. L'iniziativa di legge popolare, che a me piace molto perché ha una grande valenza politica, richiede un impegno e una prospettiva di tempo che travalica quello della entrata in vigore della legge. Quindi possiamo lavorarci, ma se noi decideremo di indire una giornata di astensione, a me sarebbe piaciuto molto, devo dire, lanciarla in quel momento. Non so se facciamo in tempo, perché tra l'altro la potremmo lanciare in un momento in cui la contestualizziamo a tutto il resto, al problema della giurisdizione nella sua generalità. Magari potremmo pensare, nell'ipotesi che non cambi nulla, di farlo già a gennaio, perché già a gennaio è una prospettiva temporale adeguata e già ha un significato cambiare linea dopo che non si è riusciti ad ottenere qualcosa prima. Io per ora delibererei sulla posizione da assumere riguardo alla condotta della Commissione Giustizia della Camera sul progetto di legge Costa, l'adesione all'invito, cioè decidere se aderire o meno all'invito delle Camere Penali, sulla maratona e sulla loro astensione. C'era la proposta tua, scusami. Anche questo ha una prospettiva temporale più ampia e va preparata. Quindi, ma allora, intanto, nella prospettiva temporale dell'oggi, guardate, anche l'allargamento agli altri soggetti sociali, non è che noi non ci abbiamo mai provato, noi ci stiamo lavorando, richiede un'attività di profondità, non basta lanciare un appello, noi dobbiamo trovare adesioni. Allora, oggi possiamo mettere in campo tutte, ma sapendo che nell'immediato quelle su cui c'è bisogno di una delibera assoluta è Commissione Giustizia sul progetto sul disegno Costa, adesione all'invito delle Camere Penali alla maratona oratoria, all'astensione, eventuale estensione dell'astensione. Andiamo una per volta e su queste deliberiamo e poi casomai iniziamo a lavorare in modo scientificamente adeguato a tutte le altre. La Commissione Penale può elaborare altri interventi sulla base di tutto quello che è emerso oggi e nella prossima assemblea lanciamo le altre iniziative, compreso il disegno di legge di iniziativa popolare. Se su questa organizzazione dei lavori dell'assemblea siamo d'accordo, io procederei a votare sulle singole tematiche, se non ci sono obiezioni. Allora, procediamo velocemente, perché si tratta di deliberati, sul disegno di legge Costa, sull'invio di una nota di protesta formale sull'uso strumentale dei poteri di direzione della Commissione Giustizia a scopo dilatorio, è una sorta di ostruzionismo della maggioranza, che è un abuso dei poteri costituzionali. Se siamo d'accordo a inoltrare una nota di questo tipo con mandato all'ufficio di coordinamento per redigerla, io taglierei corto. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.
sull'adesione dell'Unione all'invito dell'Unione Camere Penali alla maratona oratoria con l'ufficio di coordinamento, con i componenti dell'organismo congressuale. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 astenuti, quindi passa a maggioranza. Sull'adesione all'astensione proclamata dalle Camere in generale, cioè prima l'adesione all'astensione e poi la estensione, quindi sull'adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali, chi è contrario? 1. Palladino. Chi si astiene? 1. A maggioranza. 2 astenuti. No, il voto è libero, non è obtortocollo. È arrivato stanco. Scusate, sulla estensione della astensione a tutti gli ambiti della giurisdizione, tenendo presente che per ragioni di proclamazione o la facciamo corrispondere con l'ultimo giorno o non si può fare a tutti, bisogna farla solo a tutti gli altri con l'esclusione del penale. Quindi Gianfranco, sto dicendo, o si fa l'ultimo giorno, noi dobbiamo proclamarla e c'è bisogno di 10 giorni di preavviso. Oggi ne abbiamo 22. E il termine corrisponde sostanzialmente con l'ultimo. Domani non ci sono i dipendenti, non lo so se riusciamo a fare le comunicazioni. Allora. Intanto sulla proclamazione di un'astensione estesa a tutti gli altri settori, proviamo a procedere per step. Chi è d'accordo a proclamare un giorno di astensione estesa a tutti i settori? Scusate, all'inverso. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Sulla collocazione di questo giorno di astensione nell'arco temporale dell'astensione proclamata dalle Camere Penali, chi è contrario? 1. Chi si astiene? Quindi a maggioranza lo collochiamo, a questo punto diventa ragionevolmente obbligato a collocarlo nel 6, il giorno 6. Siamo d'accordo che quel giorno non è semplicemente un giorno di astensione, ma vanno organizzate sul territorio una serie di iniziative coinvolgendo tutte le realtà dell'avvocatura, convocando gli organi di stampa e le forze sociali, anche sulla base del materiale informativo che sarà predisposto dall'ufficio di coordinamento insieme allo staff della comunicazione. Chi è contrario a questa modalità? Utilizzare il giorno di astensione per delle manifestazioni locali. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. All'unanimità. Possiamo dare mandato, se ritenete, sulle altre ipotesi di iniziativa all'ufficio di coordinamento di predisporre, di elaborarne. Sì, dimmi Melania, è una mozione d'ordine, quindi vabbè. Sì, sostanzialmente Melania richiede di integrare il deliberato sull'astensione e sulle manifestazioni, dando mandato, a questo punto io direi, all'ufficio di coordinamento e al gruppo di lavoro penale, di predisporre un documento da inviare agli ordini affinché gli avvocati dell'OCF, dell'organismo, no? Affinché gli avvocati italiani lo alleghino al verbale, ne chiedano l'allegazione al verbale d'udienza. Per rafforzare l'iniziativa. E vabbè, ci facciamo dire no. È evidente. Sì. Giusto. Scusate, questa.
ipotesi prospettata da Melania può essere integrata con quello che sta dicendo adesso Foschi, siccome non ha il microfono, lo dico io, il deposito può anche non avvenire in udienza, può avvenire anche prima dell'udienza, poi dica il giudice nel verbale che non l'accetta, non lo ammette, insomma, sulla ipotesi quindi di integrare, sull'ipotesi di integrare la delibera sulla fissazione di un giorno di astensione con il mandato all'ufficio di coordinamento di predisporre una nota con le ragioni dell'astensione da inviare agli ordini e quindi poi a tutti i colleghi perché siano allegate ai verbali, chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Per le altre modalità di altre modalità di azione che sono state prospettate, se siete d'accordo, siccome si muovono in una prospettiva temporale diversa, potremmo eventualmente dare, noi potremmo anche dare mandato ancora all'ufficio di coordinamento e al gruppo di lavoro penale di strutturarle, elaborandone in modo adeguato, perché se ne deliberi nella prossima assemblea di dicembre. Se siamo d'accordo, dimmi Pasquale. Giusto, è corretto. Allora, si potrebbe dare mandato per le altre iniziative, è conforme a quello che ci siamo detti, l'obiezione di Pasquale, vi riporto perché non è a microfono, la mozione sarebbe di dare mandato all'ufficio di coordinamento insieme ai gruppi di lavoro con riferimento ai vari ambiti di interesse di elaborare le varie forme di manifestazione cui dare seguito in prosieguo. Se siamo d'accordo sul piano della mozione d'ordine, la metto ai voti in questi termini, se non ci sono obiezioni. Allora, se siamo d'accordo, la metto ai voti. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. E sul punto credo che abbiamo esaurito... Anche la legge d'inizio è compresa in questa come posso dire, mozione di secondo livello, anche l'elaborazione della legge di iniziativa popolare. Sì, quella dobbiamo fare prima, quella è un'altra. Ok, allora andiamo avanti. Ci sarebbe una veloce comunicazione. Scusate se anticipo. No, non tu. Scusate se anticipo, ma c'è con noi Antonio Rosa. Sì, eccolo lì. C'è anche Stanchi, l'hai salutato. Cioè, intanto è arrivato Stanchi, ma Stanchi parlerà domani. C'è Antonio Rosa che ci dà una informazione sugli esiti dell'ufficio di monitoraggio. Grazie Antonio e salutiamo Andrea che ci ha rappresentato in una sede importante. Domani ce lo dirà. Sì, proprio in tempo brevissimo. È stata approvata una mozione parlamentare su un lavoro autonomo e professionale che, tra le altre cose, riguarda diversi aspetti e ha delle criticità, diciamo, per essere buoni. Era una mozione Gribaudo, a cui sono state poi unite altre mozioni, quella della Meloni. Ecco, ma qual è il punto critico? Il punto critico è questo, che quando si parlava di equo compenso, il governo ha dato parere negativo alla modifica, salvo che non venisse... ...opportuna iniziativa di carattere normativo atto a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte dai professionisti a favore pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni. Cioè qualcosa che è lontano un miglio perché esclude sia le piccole imprese sia i cittadini. Ecco, quindi di qui il suggerimento del gruppo di dare inizio a un percorso legislativo autonomo e che rispecchi quando avete deliberato la scorsa volta. Ma non sono le uniche novità poco gradevoli, perché
ufficio in gruppo presieduto da Raffaele aveva chiesto una ricognizione un po' di quello che riguarda l'ordinamento professionale. E noi l'abbiamo fatta, pur ovviamente sicuramente ci sarà sfuggito qualcosa. Allora, diciamo velocemente che al di là dell'equiparazione del tirocinio presso un'avvocatura dello Stato che è ininfluente, e della buona notizia che è stato ritirato il disegno di legge Bignani che era devastante, ecco. Poi ci sono però un disegno di legge che riguarda un ordinamento professionale e che sostanzialmente prevede l'abrogazione, la soppressione del principio dell'effettivo continuativo, abituale e prevalente della professione, no? Prevede che una cassa debba rivedere i propri metodi contributivi, prevede un ritorno al passato sia per un'iscrizione negli ambiti davanti agli organi superiori, quindi Cassazione e Consiglio di Stato, nel senso che dopo 12 anni si è automaticamente iscritto, sia in ritorno della vecchia figura del praticante procuratore. Ecco. Questo è un disegno effettivo, è un disegno che... Allora, il disegno è... Ma vi è stato mandato il verbale di questa commissione? Vi è stato mandato sulle vostre mail. Comunque è il 1237. Poi c'è un'altra proposta di legge che è molto preoccupante, che è la 428, questa firma dell'onorevole Gribaudo, la quale tenderebbe a togliere l'incompatibilità per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato, specificato limitatamente in via esclusiva presso uno studio di un altro avvocato, associazione professionale, ovvero società tra avvocati o multidisciplinari, e poi prevede anche un richiamo ai contratti connettivi, un richiamo esatto, ha fatto un po' di confusione, esatto. Ecco. E poi per quanto riguarda questa proposta è ancora in commissione, non è stato ancora iniziato l'esame, però significa che a mio avviso il lavoro che era stato fatto per Catania su un avvocato monocommittente è un lavoro che dovrebbe diventare ed essere veicolato come proposta di legge, almeno così. Ecco. Poi, un po' per tirare su il morale di questa assemblea, anche perché si è detto che un organismo congressuale forense nessuno lo tiene da bada, vorrei segnalare che in un'interrogazione a risposta immediata al Ministro di Giustizia sul perché non ha ancora attivato il tavolo tecnico di confronto sul lavoro autonomo, che sapete è quella legge che è stata approvata lo scorso anno, e soprattutto che a questo tavolo partecipano gli ordini professionali e per l'avvocatura un organismo congressuale forense. Quindi cioè, comincia un po' a entrare anche nel Parlamento questa nuova sigla. Io ho chiuso e vi segnalo solo che poi abbiamo pensato di, proprio sul tema dell'equo compenso, di organizzare un incontro per l'11 dicembre alla Camera, in cui poi i dettagli ve li dirà Giovanni, eccetera, e in cui dovremmo presentare soprattutto quella che è una proposta dell'avvocatura. Grazie e scusate se... Grazie. Stiamo cercando di organizzare per la sera del giorno prima un incontro informale, un aperitivo, un incontro conviviale con i parlamentari avvocati.
Domani magari vi so dare qualche elemento di più. L'ultima cosa e poi chiudiamo questa sessione odierna dell'Assemblea, revisori dei conti, passo la parola al tesoriere. No, prima di parlare del revisore dei conti volevo un attimo aggiornarvi sulla situazione finanziaria dell'OCF. Abbiamo ricevuto degli altri pagamenti da altri ordini e credo che nei prossimi giorni riceveremo altri, perché sono stati da me sollecitati ancora oggi. Comunque diciamo che le spese sono assolutamente sotto controllo, nel senso che abbiamo incassato ad oggi sul bilancio di previsione di 790.000 euro, abbiamo già incassati 730, con i pagamenti che arriveranno dovremo arrivare intorno ai 760.000 euro. Il trend delle spese è in linea, chiaramente avremo speso nel 2019 più del 2018 perché ci siamo mossi realmente molto di più, e anche i nostri tour itineranti, ma comunque sono tutti in linea e tutti rispettano quelle che sono le previsioni di spesa. Abbiamo fatto i conti anche dal 22 ottobre al 22 novembre e continuo anche questo mese con tutto il capitolato di spesa ad essere in linea. Abbiamo quel sospeso, perché è giusto che voi lo sappiate, di quella fattura del nostro fornitore di energia elettrica, perché abbiamo da un lato, perché c'è una cosa particolare, noi abbiamo il proprietario installatore del contatore che è la società A, il fornitore che è la società B. La prima ci ha comunicato che ci sono degli errori nel conteggio del consumo, non solo per noi ma anche per altri immobili del caseggiato, non ce l'ha ancora messo per iscritto, per cui la società B fornitrice dice: a me risultano quei numeri, mi devi pagare. Comunque sotto controllo, nel senso che ci sono le contestazioni eccetera, ma è ancora una voce che è rimasta in sospeso. Per quanto riguarda i revisori dei conti, dopo la comunicazione che c'è avvenuta da parte del CNF del 29 ottobre 2019, con la quale ci ha indicato quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, l'avvocato Mario Lucci di Napoli, io mi sono, per avere una trasparenza totale, come abbiamo sempre, chiesto un'indicazione di un altro revisore alla cassa, e una cassa forense, l'altra l'ho chiesto solo per comodità di qualcuno su piazza al Consiglio dell'Ordine di Roma. Il Consiglio dell'Ordine di Roma ci ha indicato l'avvocato Laura Bellicini, che è di Roma ed è la revisore dei conti del COA di Roma, e mentre la cassa ci ha indicato l'avvocato Vito Branca di Catania. Ho già contattato i tre, sia di indicazione del CNF che gli altri due di cui vi ho appena riferito i nominativi, per chiedere la loro disponibilità che mi è stata data. Quindi prima di formalizzare la nomina revisori oggi e quindi fare la comunicazione formale e l'accettazione, sottopongo questi nominativi all'Assemblea in modo che dare via, poi il via alle comunicazioni ufficiali. Tenuto conto del tempo, però, mi hanno tutti sollevato un problema, perché è chiaro che il 24 gli mandiamo la comunicazione, loro ci manderanno l'accettazione, dovremmo farli lavorare a tempo pieno, per il semplice motivo che noi l'Assemblea di gennaio ce l'abbiamo al 10, se non ricordo male, 10. Comunque ce l'abbiamo nei 17, e chiaramente in quell'assemblea noi dobbiamo approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, quindi per poi sottoporlo all'approvazione del Presidente COA. Quindi dovremmo necessariamente, siamo a posto e faciliteremo il compito, perché con il nostro commercialista abbiamo delle situazioni aggiornate. Abbiamo fatto il bilancino il 30 settembre, adesso lo aggiorneremo ovviamente a novembre, appena chiudiamo il mese, quindi diciamo che siamo in linea. Quindi sottopongo alla vostra approvazione la nomina dell'avvocato Mario Lucci
di Napoli quale presidente del nostro collegio dei revisori contabili, e l'avvocato Laura Bellicini e avvocato di Roma, e avvocato Vito Branca anch'esso di Catania, quali altri membri. Qualcuno è contrario alla nomina di questi soggetti? Vabbè, votiamo. Allora, assolutamente no. Allora c'è, ma è revisore dell'Ordine di Roma? Non è un incarico politico, è un incarico tecnico. Allora, votiamo la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti come proposta dal tesoriere. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Come vi avevo promesso, abbiamo, guardate, ci sono parecchi punti ancora all'ordine del giorno e domani sarà una seduta abbastanza intensa. Vedo i volti e li vedo tendenzialmente provati, tranne qualcuno, ma magari perché... No, facciamo ancora 7-8. Quindi io direi ci fermiamo qui per oggi, no, e domani ci vediamo all'ora pattuita, alle 9:30, ma 9:30 che siano 9:30 effettivamente. Ok, grazie a tutti. Dai, non ho sentito.